Buongiorno, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Finalmente mi hanno aggiustato la macchinetta. Non potete capire, ho tipo pianto dalla gioia. E quindi posso tornare a fare i video, ovviamente. Almeno, cioè, io non riuscivo più a vloggare col telefono, quindi ero satura. E vi ho lasciato, tra virgolette, da soli per una settimanella. Ma tanto oggi, insomma, vi spiego anche qual è il programma estivo, chiamiamolo in questo modo. Perdonate la faccia, ma ieri sera sono andata a dormire alle 6 di mattina quasi. Mi sono svegliata tipo adesso, che sono le 11. Mezza per vedere il Lollapalooza che c'era J-Hope, bravissimo, bellissimo, meraviglioso. Ok, mi sono persa la diretta che hanno fatto dopo perché giustamente poi mi sono messa a dormire, ma dettagli comunque non mi interessa. E detto ciò, allora sto finendo di aprire le finestre in casa perché sennò sta casa è la cosa più buia del mondo. Quella in salone tra l'altro non si apre neanche, non ho ben capito cosa sia successo. Mio padre questi giorni è in vacanza, nel senso lui si fa sempre dei giorni, che sia d'estate o che sia d'inverno, in montagna, perché lui è tipo l'unico a cui piace andare in montagna. No, in realtà piace anche a me fare le passeggiate e tutto, ma avevo altro da fare questi giorni. E poi oggi dobbiamo fare un sacco di altre cose. Praticamente, appunto, ieri, visto che questa cosa che dovevo vedere era in America, giustamente a Chicago, dovevo aspettare che iniziasse alle 3:50 di mattina, e quindi nel mentre mi sono smontata una mano delle unghie e le ho rifatte, almeno questa qui. L'altra invece è ancora così come l'avevo prima, come vedete le ho accorciate tantissimo. Infatti guardate la differenza, non fate conto che mi trema un po' la manina. Quindi oggi appunto devo fare questa. Ieri le ho fatte in questo modo, tipo lattiginose, cortine con la polverina, con la perlata, che adesso hanno un sacco queste unghie tipo la Hailey Bieber chiamano, quando comunque non ho capito perché, visto che il trend c'è tipo da una vita, però va bene. E comunque sono carine, curate, insomma niente di che, visto che non mi andava di starci troppo dietro. Quindi adesso prima cosa fare colazione, anche se in realtà non mi va di mangiare niente, quindi vedo se c'è, non lo so, ecco tipo questa banana. Vedete che è un po' marcina, vi faccio vedere cosa faccio io quando succede una cosa del genere. Speriamo di avere anche un po' di albume, non è fondamentale, ma almeno mi incrementa un po' la fonte proteica, che tra l'altro oggi sarei dovuta anche andare in palestra, però non credo di farcela con le tempistiche. Niente, oggi vi espongo la panza, anche se insomma non è una bella panza, ma ognuno ha la sua. Quindi prendo la bananina, la vado a sbucciare. Allora, in realtà pensavo fosse messa molto peggio, visto che aveva tutta la buccetta nera, ma vabbè. L'importante è che si schiacci ciotolina e forchetta. Cerchiamo di schiacciarla il meglio possibile. Poi, burro d'arachidi se vi piace. Io tra l'altro devo ancora finire questo boccione gigante. Non ne metto tanto, ne metto un cucchiaino, questi saranno tipo 10 grammi. Rimixo un po' che sto burro d'arachidi è un po' secco. Poi io ad esempio ci metto un po' di farina di cocco. Poi ci aggiungo un po' di cacao amaro, dolcificante. Io uso un pochino di miele. Rimischiate. E poi vado ad aggiungere come ultima cosa, vedete almeno mi viene tipo un po' cioccolatoso. Se volete aggiungete anche tipo le gocce di cioccolato, un po' di cioccolato fondente e ovviamente albume. Io ne metto tipo, non so, pochissimo, giusto per mixare bene il tutto, vedete? Poi il mio microonde non arriva a una potenza elevatissima, arriva tipo a 500 watt, quindi lo metto tipo 2 minuti. Ovviamente che ve lo dico a fare, di miele tappo rosso, poi ci metto un po' di caffè granulare, ma non troppo perché a me neanche piace il caffè, ma anzi mi fa pure l'effetto opposto, cioè a me fa venire sonno, non so se è normale, quindi giusto per dare un po' gusto così. E poi lo metto nel latte freddo, quindi lo sciacquerò un po'. Eccolo qua, vi posso assicurare, sembra bruttino ovviamente perché poi questo colore eccetera, ma è buonissimo. Poi se vi piace rimane un po' morbidino così, se no lo mettete un po' di più. Queste sono appunto le cose che ho usato ieri, poi le ho lasciate qui, almeno ho detto ok, ce le ho già pronte. L'unica cosa, devo prendere un guantino qua, perché altrimenti mi rovino la mano che ho già fatto, non mi sembra il caso. E poi attacco tutte le varie prese. Cercherò di riprendervi i più passaggi possibili, non so quello che si vedrà alla fine di tutto ciò, ma spero di darvi una mano. Tutte le cose che uso è di passione unghie. Questa qui è la polverina che poi vado a usare, si chiama Perla Boreale. Prima
smontiamo il tutto, attacco la fresa. Questa parte ve la risparmio perché fa solo rumore. Ok, ho smontato le unghiette, pulito le cuticole eccetera. Metto i preparatori, vi faccio vedere quelli che utilizzo io. Nail prep e primer, molto semplici, ne metto pochissimo. Ovviamente non vi sto cercando di insegnare nulla, semplicemente vi faccio vedere come faccio. Ora ci serve il fornettino, io uso questo qui LED, mi sa che l'ho preso sempre su Passione Unghie o su Amazon. Utilizzo questa base qui che si chiama Extreme Base, che è molto pastosa, non è una base normale, vedete, è un po' più thick, quindi potete farci anche una sorta di semibombatura, ma prima lo applico a smalto, si dice, e poi vado 30 secondi. Passati i 30 secondi riprendo il prodotto, stavolta un pelo di più, e lo poggio proprio sull'unghia e lo vado a lavorare un pochino per creare appunto una sorta di spessore, ma non proprio una bombatura. In realtà poi faccio così anche per le altre, così mi costruisco la struttura di base. Ok, fatto questo proseguo appunto a fare le altre. Queste vanno in lampada tutte insieme, quindi sarà un po' più veloce, anche se io odio farle tutte insieme perché io ho un letto uguale molto molto bello, molto lungo insomma, però ho i laterali molto vicini all'unghia, quindi tende a il prodotto a scendere lì in mezzo, e ovviamente non va bene perché sennò poi il prodotto si solleva, quindi devo sempre stare attenta che non coli. Comunque non so se vi rendete conto, ma io tra una trentina di giorni circa sarò in Corea. Sto ancora finendo di organizzare tutto, sto aspettando che alcune mie amiche tornino per organizzare anche le cose con loro, quelle che insomma dobbiamo fare insieme, capire come fare eccetera eccetera, poi vedrete se riusciremo a fare tutte le cose che abbiamo in mente, diciamo sarà abbastanza epica come cosa. E in più appunto, a proposito di unghie, stavo anche cercando dei saloni per farle perché ovviamente mi perdo questa occasione. Il problema, se vogliamo dire così, è che è molto difficile. Cioè, paradossalmente c'è un posto tipo metro sottoterra che è pieno e tu vai lì tipo walk-in e ti fanno le unghie, e quindi senza appuntamento praticamente. Però stavo cercando, diciamo, dei saloni che facessero delle cosine particolari. Quindi quando volete cercare dei posti del genere, vi do un consiglio: andate su TikTok e cercate, tipo io ho scritto Seoul Nail Salon e vi escono, vedete, tutte le cose, tutte. Ma come anche ad esempio se volete tipo cercare un ristorante a Hongdae, se volete che la cosa è ancora più efficace, scrivetelo direttamente nella lingua, insomma, del posto dove state andando. E quindi sto vedendo, ho fatto un po' di screen ai vari saloni, anche perché le fanno in un modo molto diverso dal nostro, poi appunto vedrete. Invece poi insieme a Ross faremo altre cose, cioè lei deve fare una cosa mentre siamo lì, una cosa che io non faccio perché poi ve lo spiegherò insomma quando le staremo facendo magari. Quindi ecco, vi farò vedere il suo processo, anche per questo che ultimamente sono un po' sparita, perché appunto sto preparando i documenti, insomma le cose che mancano eccetera. Poi col fatto che appunto dovrò stare via per 2 mesi, la vedo dura per la questione valigia, ma anche quella poi la faremo probabilmente insieme in un video, e quindi vedremo come aggiustare anche quella cosa. Però ecco, più che altro mi preme organizzare le attività, quindi mi sto guardando un sacco di canali che fanno K-vlog comunque a Seoul, ovviamente persone che parlano inglese oppure comunque video sottotitolati, perché sennò come faccio? Mi avete consigliato un sacco di canali anche su Instagram, quindi vi ringrazio. Alcune ragazze già le seguivo, altre me le avete fatte scoprire voi. Quindi se conoscete qualcuno da consigliarmi, lasciatemi tutto qua sotto. Ora, comunque, finita con la bombatura, cosa faccio? Controllo che appunto non sia colato nessun gel nei laterali e vado con il colore. Io utilizzo questo qui come base perché tanto appunto dopo devo mettere la polverina, quindi lo passo sopra. Ovviamente non vado a limare l'unghia perché non ho fatto bombatura o cose, quindi non ha senso. Tra l'altro, prima di partire devo anche farmi i capelli, non so ancora bene come farli, ho varie idee, ma tanto verrete con me dal parrucchiere quando li farò, quindi staremo a vedere anche quella cosa.
È tutto, tutto da pianificare, veramente. E poi ho pensato per questa stagione estiva, anche perché, ripeto, poi a settembre, ottobre, cioè, verranno video come pioggia praticamente. Questo agosto me lo prendo un po' di vacanza, ovviamente. Ci sarò sempre sugli altri social, mi vedrete sempre. È molto più facile fare le cose appunto dal telefono piuttosto che YouTube, che poi i video, insomma, li devi montare, cavoli e cose. Quindi seguitemi lì se ancora non lo fate. Quindi per agosto uscirà soltanto un video a settimana, ve lo dico, almeno lo sapete, e poi appunto torneranno a settembre. Più regolarità, anche perché davvero non penso di fare grandi cose interessanti questo mese, quindi sarà un più che altro tenerci compagnia. Guardate che belline, anche se le lasciavo solo così, cioè più che altro sono curatine, senza grandi cose strane. Momento polverina, vado appunto a strusciare il puff sopra, senza sgrassare l'unghia o niente. Si attacca bene il pigmento e ovviamente lo passo benissimo su tutti i laterali. Fatto questo, io lo rimetto un pochino in lampada, giusto per fissare. Io mi trovo bene a usare questo che si chiama Aqua Gloss, soprattutto quando faccio queste cose sulle unghiette più corte, ad una, perché sennò mi cola sicuro. E vado, questo 60 secondi. Tra l'altro mi sono appena ricordata che dovrei anche fare la ceretta, in teoria, a saperlo prima. La mettevo a scaldare, quindi ora finirò questo. Metterò a scaldare anche la cera, così facciamo anche quella. Oggi tipo giornata restauro. Anche perché questi giorni, quando diciamo sono in pausa e non mi sentite soprattutto su Instagram, dovete sapere che sicuramente sto leggendo qualche libro. Perché d'estate mi prende proprio la mania di leggere. E io, mi succede una cosa molto strana, o forse neanche così tanto, quando leggo un libro che mi piace tanto, 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 mi ci immergo completamente dentro e non riesco a fare nient'altro. Cioè, tipo, a momenti non mi lavo neanche, non mi faccio la skincare, che per me è gravissimo, non mangio, non faccio nient'altro. E quindi ovviamente neanche sto sui social. Una bambina ho trovato! Che stai facendo? Vuoi uscire? Ma guarda che fa caldissimo, sì, io non so come fanno a uscire questi cani. Vabbè, esci se vuoi. Comunque, questo è il risultato. Soddisfatta o rimborsata? A nessuno mi rimborsa perché l'ho fatta da sola. E quindi va bene così. Io mi accorgo di essere una persona ambigua, perché passo ad avere le unghie lunghissime, piene di stress, di cose, eccetera, a periodi in cui sembrano le unghie veramente di mia nonna, probabilmente. O forse no, sono anche meglio le sue. Assurda. Questa cosa è veramente assurda. Però, come vi dico sempre, io sono o bianco o nero nella vita in generale. E adesso vado su che devo fare la skincare. Visto che questi giorni non sto neanche dormendo tanto bene, ovviamente ho una pelle del cavolo. Dovete sapere che il sonno è la cosa principale per fare qualsiasi cosa, a parte vivere. Quando appunto avete la pelle brutta, vi sentite stressati, irritabili, vi sentite anche gonfi. C'è anche una cosa poi fisica, capito? Si riversa anche sul lato fisico. Rapido cambio outfit, mi sono fatta una doccia, almeno mi riprendo un attimo, ma ho notato che effettivamente lo specchio è un po' sporchino, vabbè. Ho recuperato la live di ieri, i miei capelli si sono arricciati, per questo li devo tagliare, perché io odio che succeda questa cosa. Detto ciò, comunque si sono fatte le 3:30, quindi direi che è ora di andare a mangiare qualcosa. È tornata anche mia madre da lavoro, però non so cosa mangiarmi a pranzo, perché praticamente vi ho spiegato che stavo facendo la dieta chetogenica. E ok, ovviamente c'è un reintegro che va fatto gradualmente, non puoi reintrodurre subito i carboidrati e tutte le cose così. Ma perché oggi sembro gialla? Vabbè, quindi ho fatto queste 2 settimane dove ho aggiunto soltanto 20 grammi di carbo al giorno. Ovviamente io sono seguita sempre la nutrizionista, quindi vi dico queste cose giusto per così informazione, ma non è una cosa che dovete fare. Ognuno deve avere la propria dieta. Diciamo che sto cercando di scendere sotto un certo peso, anche proprio prima di partire, perché poi sono molto preoccupata per quando sarò lì, perché in Corea mangiano un sacco di carboidrati e io ho problemi proprio con i carboidrati. Mangiano poche verdure, o meglio, poche verdure come le intendiamo noi, tipo insalata, zucchine, sapete, solo tipo spadellate così. Le mangiano sicuramente, ma in mezzo ad altre cose ci fanno appunto gli stew, che sono, come si dice stew?
tipo non in brodi, non mi viene la parola, quindi sarà sicuramente una situazione molto particolare. La frutta costa tantissimo, ho sentito anche alcune persone, perché io ho costantemente amiche, non so perché, che stanno in Corea. Se non ci sto io ci stanno loro, quando ci sto io non ci stanno loro, ma ce ne stanno altre, insomma, vabbè. Quindi insomma, poi vi farò vedere, la frutta costa veramente un sacco, cioè tipo 4 mele, se qui le paghiamo, non so, 1 euro, forse anche di meno, lì le paghi tipo 5 euro. Per la frutta devo dire che è un po' come l'America. E quindi sto cercando appunto di fare una sorta di detox prima di andare. Sicuramente quando sto lì farò mille cose, mi muoverò sempre, non andrò in palestra perché ovviamente per 2 mesi non è che mi metto a fare l'abbonamento in palestra a Seoul, però sicuramente ecco cammino era un sacco il fatto che prenderò sempre i mezzi e ovviamente non avrò la mia macchinina. Poi appunto veramente abbiamo da fare così tante cose che voi non avete neanche idea, cioè proprio non avete minimamente idea delle cose che vi devo far vedere. Ripeto, sarà una costante che vi dirò, ma sono più emozionata io di farle vedere a voi che non di andarci. Non so spiegarvi, è una sensazione strana. E quindi appunto di fare questo detox, però ho fatto queste prime 2 settimane di reintegro, adesso devo fare le altre 2. Quindi credo, devo rileggere un attimo bene quello che ho scritto sulla dieta. Faccio uno screen così me lo tengo. Leggiamo cosa c'è scritto qua, tutta la mia tabella. Oggi è lunedì, quindi in teoria dovevo mangiare i carbo a colazione, ma non l'ho fatto perché non mi andava. Quindi in teoria, per rigor di logica, li dovrei introdurre a pranzo, però a pranzo ne ho già altri 30, quindi 20 e 30, 50, che per dirvi, uno non se lo immaginerebbe mai, ma 50 grammi di carbo sono tipo 5 gallette, quindi devo un attimo capire. In teoria stamattina dovevo mangiarmi addirittura 2 uova strapazzate, cioè non ci avrei mai fatta. Ormai diciamo dopo una vita che sto a dieta, che seguo nutrizionisti eccetera eccetera, so come mi devo gestire. Ovviamente le cose che mi scrive sono giusto per farmi capire, fonte proteica, verdure eccetera eccetera. Niente, oggi vado di leftovers, quindi queste verdurine che ho fatto ieri, pezzo di pizza che mi è avanzato sempre ieri, prosciuttini e via. Mi sono messa qualcosa al volissimo addosso perché devo andare appunto a spedire il pacchetto, occhiali per forza. Devo passare anche al supermercato perché domani devo girare un video con Julie di assaggi e cose varie e quindi se c'è qualcosa. Comunque posso dire, best profumino della macchina ever, questi li ha fatti fare personalizzati Alessia e me l'ha regalato. Il reparto surgelati non mi sta dando grandi soddisfazioni, devo dire, però qualcosina ho già trovato da prendere. Questi li ho presi, anche questi li ho presi. È passato un po' di tempo dall'ultimo aggiornamento che ci siamo dati, nel mentre si sono fatte le 10, ho cenato, una cosa molto semplice, e prima di fare qualsiasi cosa, visto che appunto mi stavo per scordare, avevo promesso questa cosina, facciamo questa cosa della laminazione, anche perché poi gli occhi non possono essere bagnati per tipo almeno 8 ore, credo, una cosa del genere. Questo qui è il kit con cui faccio la laminazione, che potete prendere su Amazon, se non ricordo male, ma penso di averlo preso su Amazon, ed è veramente semplicissimo da utilizzare. Qua c'è il libretto con tutte le info, le varie cose da fare, e qui trovate il kit ovviamente. Quindi ci serve prima di tutto uno di questi cosi, che è per appiccicare bene le ciglia. Poi ci sono ovviamente i pad, che vanno a grandezza. Io ovviamente devo usare i più piccolini perché ho l'occhio piccolo e le ciglia corte, quindi immaginiamo che bello tutto ciò. Non mi ricordo quale misura avevo usato l'altra volta, ma l'avevo buttata perché si erano un po' rovinati, quindi credo prenderò la più piccola, M1, visto che non c'è la M. Ne ho finiti quasi tutti. Spero questo vada bene, perché in teoria si dovrebbe appiccicare così con la collina che c'è, e poi da qui, no, fate tutto il lavoro. Questo vlog verrà lunghissimo, però lo sapete, quando non li faccio da un po' di tempo parlo di cose, faccio cose, ma sono sicura che almeno così sarete intrattenuti per bene. Anche perché, ripeto, cioè quest'estate, vi giuro, penso sia stata una delle più noiose di tutta la mia vita. Io non sono una persona che aspetta l'estate con impazienza, perché non mi piace, non mi
piacciono le cose che si fanno d'estate, non mi piace il clima d'estate, non mi piace niente. Quindi quest'estate ho deciso di barricarmi in casa, ripeto, e leggere sostanzialmente. Comunque, primo passaggio, uso questa che dovrebbe essere, qui c'è scritto false lashes glue, quindi tipo un colla per ciglia finte, cercando di non metterne troppa perché ogni volta mi si incollano tutti gli occhi. Poi ci dobbiamo munire dei cotton fioc che mi servono per applicare il prodottino, ma in realtà è semplicissimo da fare. Se avete le ciglia lunghe, sicuramente fatelo da persone professioniste, perché vi verrà un effetto fighissimo. Io, visto che tanto insomma mi ritrovo quello che mi ritrovo, lo faccio a casa da sola e via. Tanto per quello che mi può servire, veramente la sfiga della mia vita. Cioè, se avessi avuto le ciglia lunghe, ma anche più di quelle che già ho, io le ho tutte sfigate, cioè le ho corte, le ho chiare e ne ho comunque pochine, cioè rade, perché poi sono pure belle, perché nel senso non sono all'ingiù, eccetera eccetera, ma è proprio che non ci sono, non c'è la materia prima. Questa cosa mi ha sempre dato un sacco di problemi, anche perché io vedevo tipo le mie amiche a scuola che sostanzialmente si mettevano solo il mascara e stavano a posto, e io non se lo mettevo, non lo mettevo, era tipo la stessa cosa. Quindi bellissimo, ciglia finte, best friend. E comunque vado ad applicare il, chiamiamolo bigodino. Devo stare attenta perché questa è una parte importantissima. Cioè, può sembrare una cavolata, ma mettere bene il bigodino è importante. E assicuratevi soprattutto che non ci siano ciglia sotto il bigodino. Ora, per un po' di tempo dovrò stare in questa posizione. Non è proprio bellissima. Sembro tipo il babbo di Notre Dame, ma va bene. Sempre con la lash glue qui, la vado ad applicare sul bigodino nella parte davanti. Un pochino lo devo mettere anche proprio sulle ciglia stesse per aiutarmi appunto a tirarle su sostanzialmente. Le vado sostanzialmente a grippare sopra. Questa parte è importante ovviamente perché poi come le mettete su questo bigodino vi verranno poi dopo, quindi state attenti a non farle tipo unire tra di loro, cercate di separarle bene bene bene. Infatti credo l'altra volta di aver sbagliato, perché ho fatto due occhi insieme, meglio farne uno per volta, soprattutto se appunto lo fate da sole. Mi avvicino un po', ma credo si veda come passaggio. Fatto questo, adesso si inizia con i vari prodottini. Quindi primo passaggio, tanto c'è scritto su tutte le boccette, uso primo passaggio perm, che sarebbe appunto alla permanente. State attenti a non mandare nulla negli occhi, quindi io mi tengo solo sulle ciglia. Anzi, metto anche subito il timer, così non mi sbaglio. Ok you guys, ora vado a togliere questo, visto che sono passati appunto 8 minuti. Lo tolgo sempre con un cotton fioc pulito, perché c'è scritto ovviamente ogni passaggio va tolto il prodotto precedente. Prendo appunto il secondo prodotto, che è il fissante. Questo non puzza, il primo sì. Lo metto e lo tengo sempre 8 minuti. Come vedete è molto semplice. Intanto risetto un altro timer, anche perché dopo questo poi ci sta il cleanser e l'olietto. Ok, ci siamo. Ultimo passaggio, cleanser ovviamente. Cerco di fare un po' di questo, mi aiuto anche con uno scolino del genere. Questo è il risultato. Come vedete, wow, guardate quante ciglia che ho. Non è male l'effetto di questo kit. Secondo me, per averlo fatto a casa, si può fare. Però ripeto, per un effetto ovviamente migliore andate sempre a farlo nei negozi specializzati. Insomma, non c'è bisogno, ve lo dico io. E poi con quel kit tra l'altro potete fare la permanente anche alle sopracciglia. Infatti mi sa che è una cosa che, boh, nei prossimi giorni farò. Vediamo un attimo. Ovviamente può essere mai che non mi addormentavo nel letto. Mi sono risvegliata letteralmente adesso, quindi sono un po' intontita. È una cosa che mi succede spesso, ma comunque. Quindi finiamo questo video, spero ovviamente di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere se siete arrivati alla fine di questo video, soprattutto cosa farete quest'estate, se avete qualche programma, se state già in vacanza, se dovete andare, dove andate. Leggo tutto quello che mi scrivete come sempre, vi mando un bacio grande e ci vediamo presto.